Ma il problema è che quando noi abbiamo governato il paese dal 2008 al 2011 i rimpatri, le espulsioni e i respingimenti li abbiamo fatti, abbiamo fatto i pattugliamenti congiunti, abbiamo fatto gli accordi con la Libia, abbiamo fatto tutto quello che serviva per difendere frontiere, confini e interessi nazionali. Il ministro Alfano, il governo Renzi, la sinistra, il PD che ci sta governando oggi, alle parole non fa seguire i fatti. Il governo ha trasformato il nostro paese in un grande campo d'accoglienza. Ieri una nave tedesca battente bandiera tedesca ha raccolto 540 migranti, profughi, clandestini e anziché portarli in Germania li hanno portati sul territorio italiano. Settimana scorsa una nave inglese, 1200 immigrati clandestini, anziché portarli in Gran Bretagna come dovrebbe essere, quando buona logica vorrebbe, li portano qua. Quindi questa è una politica completamente sbagliata, una politica fallimentare. Io voglio ricordare che negli ultimi tre anni i governi di sinistra che hanno governato il paese hanno speso per l'accoglienza circa 3 miliardi di euro. Noi stiamo ospitando in Italia clandestini in hotel a 4 stelle e non è propaganda o campagna elettorale, visto che è finita la campagna elettorale, è un dato di fatto. Abbiamo immigrati clandestini in hotel a 4 stelle a cui paghiamo le ricariche del telefono, 15 euro al mese di ricariche telefoniche, in ville e in altre strutture private, quando abbiamo ancora i nostri terremotati e gli alluvionati dell'Emilia e della Liguria che vivono nei container. Questa è una profonda ingiustizia. Però, si dice spesso che la Lega è razzista, io vedo in questo momento un razzismo al contrario, ad essere discriminati non sono gli immigrati ma sono i cittadini italiani.